Ben ritrovati cari amici di Chiaro e Tondo, siamo ritornati qui con il signor Daniele Vestri, ma stavolta non siamo nel laboratorio, o meglio, non siamo tra la cioccolata, bensì siamo nella caffetteria, esatto. Quindi l'abbiamo lasciato come produttore di cioccolato, ma in effetti non è solo un produttore di cioccolato, ma è anche un produttore di caffè, un produttore di paste, di dolci, di tutto. Insomma, Daniele, non ti smentisci mai. Ho molti collaboratori che mi aiutano e devo dare molto atto a loro anche di quello che siamo. Noi abbiamo direttamente la pasticceria dietro proprio perché offriamo sempre roba fresca. E poi di fresco abbiamo molto anche il caffè, perché il caffè è torrefatto da noi con una piccola macchina dove ci divertiamo a fare dei caffè speciali. Abbiamo anche degli origine uniche, che chi vuole prendere un Blue Monte lo prende qui, vuole prendere un Santo Domingo lo prende. Non bisogna prendere solo il caffè, bisogna prendere un caffè di qualità, ben scelto, la caffetteria giusta, e poi a seconda del proprio gradimento scegliere il tipo, la tipologia dell'origine unica, che può essere un Santo Domingo, può essere un Kenya, può essere lo Sri Lanka, Costa Rica. Daniele, se io volessi prendere un tipo di caffè qui da lei, secondo lei quale mi consiglierebbe, insomma? Ma sicuramente ti consiglierei un caffè abbastanza dolce in bocca, con una leggera acidità laterale che ti dà salivazione, perché l'acidità comunque apre le papille gustative e questa salivazione ti fa gustare meglio il caffè. E qual è il caffè che ti dà queste cose, questa peculiarità? Te le danno dei caffè arabica, che sicuramente sono provenienza, che ti posso dire, Etiopia, Sidamo 2, oppure tipo, può essere un Kenya, che è molto acido. È difficile da capirsi, ti spiego perché. Perché siamo abituati a un gusto un pochino più rotondo, no? Quindi se vai nel mono caffè, nella mono origine, può essere che hai un'eccezione, cioè senti di più l'acidità. Non essendo abituata, perché poi il gusto è anche abitudine, no? Certo. Non essendo abituata, la prima volta troverai questa acidità quasi un po' troppo noiosa, che ti dà noia. Invece abituandoci vedi che questa acidità poi ti dà anche persistenza al gusto. Non vi preoccupate, qui veramente la qualità è ottima. Daniele, io la ringrazio, lei come sempre è stato molto gentile, quindi mi raccomando, sia la caffetteria che il punto vendita, il ritrovo è sempre qui in Via Romana dal signor Vestri. Grazie per averci seguito, grazie e grazie Daniele.